Ritornati con Radia, parole in libertà in compagnia di Luca Allegra, di Carmelo Sfogliano. Abbiamo salutato i ragazzi della Consulta che ci hanno illustrato il funzionamento di quest'organo. Abbiamo adesso un collegamento telefonico importante. Ci fa piacere avere con noi il presidente del Teatro Stabile di Catania, Pietrangelo Buttafuoco. Presidente, buonasera. Buonasera. Allora, presidente Buttafuoco, intanto una domanda d'obbligo iniziale. Ecco, come sta svolgendosi il cartellone dello Stabile, il suo giudizio sui risultati e i riscontri che state avendo in questa fase? Beh, i risultati sono sotto gli occhi, basta fare una passeggiata e vedere come davanti al teatro finalmente, dopo tanto tempo e unico forse nel panorama italiano, si vede il manifesto tutto esaurito. Dal periodo natalizio fino ai giorni d'oggi abbiamo visto un crescendo in città ma anche fuori. Il Pipino per esempio è stato applaudito, cercato, festeggiato in tutte le piazze anche nel nord Italia, tanto da meritarsi un bellissimo articolo del Corriere della Sera dove magnificava il successo di questo teatro, un successo che ovviamente cammina sulle gambe dei tecnici, degli artisti, dei registi, di tutti quelli che in 50 anni hanno saputo raccontare lo spirito di questa città. Senta, presidente Buttafuoco, noi ci occupiamo di giovani, Radia Parole in Libertà naturalmente ha nei giovani il loro principale referente. Voi come Teatro Stabile, come istituzione, che tipo di rapporto avete con i giovani e soprattutto una cosa che interessa da vicino appunto Radia, che tipo di rapporto può essere in qualche misura instaurato tra Radia, il Teatro Stabile e i giovani come terzo elemento di questo triangolo? Innanzitutto abbiamo una scuola, una magnifica scuola di teatro, la scuola Umberto Spadaro, che sforna di anno in anno dei talenti, dei grandissimi artisti, e quindi è una scuola a disposizione di chi vuole imparare l'arte. Dopodiché gli spazi, dopodiché gli sconti, dopodiché le convenzioni con le università, con chiunque sia in grado di rapportarsi organicamente con questa struttura che è a disposizione della città. Ma siccome io odio il giovanilese come concetto, come categoria, siccome non credo che esista un uomo giovane rispetto a un uomo vecchio, ma esistono delle personalità in grado di affrontare le età con gli sforzi, le necessità, le voglie, le voluttà e le volontà proprie, ritengo che questo teatro abbia le carte in regola per poter essere a disposizione di tutti, quest'anno, dai vecchi ai giovani. Prego. Quest'anno ricorrono i 100 anni del futurismo, come li vive Pietrangelo Buttafuoco? Beh, ovviamente con grande divertimento, una bella soddisfazione, perché fino a quando il futurismo, questo straordinario capitolo d'avanguardia storica, era spernacchiato e buttato nel cesso delle ideologie, adesso invece ha questa rivincita straordinaria che l'ha fatto diventare perfino un luogo comune, perfino qualcosa da cui fuggire. Quindi miglior soddisfazione non può esserci che quella di vedere un qualcosa di maestoso organizzato in tutte le città, non solo d'Italia ma d'Europa e del mondo, e poter dire vabbè, passiamo un'altra volta. Presidente, le chiedo un'ultima cosa, visto che Carmelo ha evocato il futurismo, evidentemente ricorre il centenario proprio quest'anno, qual è la critica al movimento complessivamente inteso che lei meno da intellettuale ha digerito? La critica che rivolgo al movimento futurista? Che è stata rivolta al movimento e che lei meno da intellettuale ha digerito? Che meno ha digerito, vabbè, è stata la preclusione ideologica, una stupidaggine che poteva servire e serve tuttora in Italia alle anime belle, quando sappiamo che perfino nel fondamento dell'Unione Sovietica il futurismo fu parte fondante. Perfetto, presidente Buttafuoco, noi la ringraziamo, è stato molto gentile. Grazie a voi, buona serata. Ringraziamo e salutiamo il presidente dello Stabile di Catania, Pietrangelo Buttafuoco. Tra un po', visto che abbiamo parlato di futurismo, Carmelo, avremo appunto una piccola immersione proprio nel futurismo. Ci sarà Antonio Lapisarda, che è un giornalista catanese, che ci leggerà un frammento di un passo appunto di Marinetti.